E buonasera a tutti quanti, benvenuti al torneo Element. Sì, insomma, passavo di lì per strada, mi hanno raccattato, ecco, insomma. Era. È successo così. Allora, intanto iniziamo con elencare i componenti del primo team. Abbiamo nei Cocorito il team arancione, Peppe Raffa, Dark1L, Akino 4, Bakugo Shonen, mi sono esercitato oggi pomeriggio nel dirlo, e Nucleo DB. Contro, per la squadra blu, Indo Koyo Koyo con One Couple, Two Noobs, Hysteria 90, Two Pose Max, e Irras e Talking 86-86. Ragazzi, abbiamo sentito poco fa e sono carichi, pronti a team killarsi a vicenda, pronti a dare il meglio per farci divertire. Peppe Raffa. Mentre intanto pure per iniziare a parlare, più tardi avremo il Team Monkeys che se avete seguito la stream del torneo sicuramente vi ricorderete per quanto riguarda il torneo organizzato da Kulesh a Udine, con una piccola differenza nella formazione perché dei giocatori che già conoscete, sicuramente ci sono Dan e Shot You Man. La formazione sarà leggermente diversa poiché al posto di Barnett, che ritroveremo domani nei Ronin, e Nyx e Zoki, che invece troveremo nei Ragnarok, abbiamo Umi, no, sì, Umi c'era stasera, sì, Galuz e Saxon. Un ragazzo con cui comunque ho sempre giocato perché io, diciamo, sono anche membro dei Monkeys. Contro i Ragnarok, che, dei quali ho già elencato Zoki e Nyx, e insieme ci saranno Shinigallo che dopo mi verrà a fare compagnia, Rass che al momento è con i Dokoyo Koyo. Mi sto dentro E qualcuno. Gizmo, buonasera a tutti ragazzo quanti, inglese. benvenuti al torneo Element. Avevo lasciato il volume della live aperto, mi sono rincredito. Quindi dicevo Gizmo, un ragazzo inglese. E mi manca qualcuno. Ah, beh, è Rex, assolutamente. Quindi dopo la partita forse sarà un po' più tecnica. Wait. Sì, hanno bannato Coastline. Ora vediamo i Cocorito cosa scelgono. Di solito in questi casi il primo ban è Secco Villa durante le Pro League. Coastline. A posto, non avevo visto, ero sobbannando. Ok, hanno bannato Villa, ecco quello che dicevo prima. Normalmente Coastline anzi è una delle mappe che si tende a preferire. Ora sì. Vai, tocca a voi bannare ora. Pepperaffa. Attenzione che. Anche
anche Clubhouse ancora non è stata bannata, quindi potrebbe anche esserci. E le banca va bene. Clubhouse. Grande Kirito Sao che salutiamo sempre. È nelle nostre menti. Meno male non nei nostri letti. Sì, effettivamente qualcun altro l'ha avuto. Qua ci siamo fermati di nuovo con i ban, a quanto pare. Ecco Border! Buonasera a tutti. Quindi la scelta della posizione se attacco in difesa va a Indocoyo Coyo. Ras, come capitano, dovrebbe dirci dove vuole stare. Sì, blu in difesa. Clubhouse, giusta. Possiamo andare. Vedi se sono tutti pronti. Cocorito. Abbiamo detto che attaccano gli arancioni, sì. Iniziano i blu in difesa. Dai! Abbiamo deciso di utilizzare impostazioni e regole ESL per la partita. Stanno scegliendo 3, 2, 1. Rullo di tamburi. Maverick. Anche perché diciamo che ormai si tende più a bannare un Thatcher che non un Maverick. Gli scudi continuano a essere una delle più grandi difficoltà sicuramente dei giocatori occasionali. Oh, dicevo che sicuramente gli scudi per i giocatori occasionali sono una grande rogna. Stessa cosa un personaggio come Caver, un operatore che non si fa sentire quando arriva. Dalla chat ci dicono pa 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 pa. Legion! Questo è un ban curioso nella difesa. Anche perché comunque in questa mappa mira in realtà a pochi punti dove essere veramente effettiva, dove avere una grande utilità.
Tachanka. Chiaramente la sesta pick viene utilizzata subito sia per Tachanka che Fuse. Ok. Voglio sentire la chat che tifa il popolo femminile che tifa Histeria. Ok, inizia il round. Probabilmente proverà. Sì. Ma lancerà Thermite. Attenzione che comunque è risalito sul tetto. Talking potrebbe anche avere il tempo di trinkare, invece no, aperto. Cavera. Sanno dov'è, quindi deve stare. Il Baron nel mentre apre da Construction. Sì. Quindi provare il push da Cash. Sulle sue spalle. Primo round hai coprito. Probabilmente, ma una cosa che diciamo salta subito all'occhio è che comunque non avevano quasi nessuno fuori dal site. E semplicemente pochi roamers e con un semplice push fatto da Breach sono riusciti a portarsi due difensori. Bisogna capire se hanno deciso di puntare sulle trappole per almeno comunque lasciare un po' di utility dopo la morte o se vogliono evitare dei push troppo forti. Attenzione che comunque hanno cambiato anche site, vogliono provare da un'altra parte. Grande shot. La sportività. Il divertimento. Questa è una delle cam più utili che si possono mettere di solito in questo site. Oltretutto è anche difficile da
di botola da office? Vediamo. Sì, mi si. Si blocca ogni tanto, va. Senti la chiamata nostra, però insomma. Dovrebbe essere. Tutto questo comunque possiamo vedere Valk che continua a tenere il pixel di botola. Il bagno, che se è rinforzato il bagno, sì, la difesa continua. Signor Cinigallo, le vorrei dire che comunque la situazione qua non migliora. Niente, ora vediamo di riuscire comunque a andare così. Allora, ricordiamo comunque che nella difesa ci sono comunque giocatori occasionali di Rainbow Six, non giocatori, diciamo, che tendono a portare spesso comunque il gioco anche nel privato. Quindi, magari questa loro insicurezza si traduce anche in un cambio mappa, cercando magari di provare, più site per trovare almeno un primo round vinto e quindi magari, insomma, aumentare un po' il morale. È stata una svista importante, più che altro perché quel mira serviva a evitare un push da blu, che in questo modo è diventato quasi inevitabile. Attenzione che. Push da tunnel è uno dei punti più fragili della mappa, perché se non è ben coperto con botola aperta, push da tunnel e qualcun altro che comunque chiude da blu, si rischia di venire accerchiati in site e quindi perdere completamente. Infatti già possiamo vedere il Thermite che tiene il pixel su Armory.
molto rischiosa da parte del Misterio. Anche se comunque devo dire che in questo round sono riusciti a portarsi qualche kill in più, più che altro perché nel primo round erano riusciti a uccidere due attaccanti, nel secondo round era finito il round con un clutch 5 contro 1, in questo caso era un 2 contro 1 molto più sostenibile. Attenzione che quello che dicevo prima, il fatto di essere rimasti in un clutch 2 contro 1 li ha incoraggiati nella scelta del site e adesso cercano di rinforzare i punti deboli, tanto che hanno rinforzato il tunnel e hanno rinforzato le bottle. Una bottle, ok. La sicurezza nelle kill di Peppe Raffa non è data soltanto dall'esperienza nel gioco, ma è data anche da un buono scambio di informazioni, probabilmente. Ed ecco i primi due feriti, il push da Blue di Ying ha avuto effetto. Per quanto abbiano cercato di andare a risolvere le criticità, una serie di pick sfavorevoli li hanno portati a scendere in sottonumero in un momento in cui potevano ancora portarsi il round a casa, ricordando che se il timer arriva a zero è turno della difesa. Io sinceramente spero che si portino a casa qualche round anche per insomma divertirci, ma non tanto il morale quanto comunque per
per divertirsi un po' di più anche loro, perché diciamo che uno si diverte giocando, ma avere qualche round, vincere qualche round sicuramente ti carica. Dicevamo che comunque Hysteria cerca molto cerca la kill top fragger, anche abbiamo visto prima la kill su Ivana, anche se in quel momento probabilmente serviva più supporto dentro il site e non cercare il flank per uscire. Probabilmente sì, anche se i difensori cercano di imparare dagli errori che vengono. Continuano. Soprattutto. Sì. Anche perché vediamo che la difesa adesso cerca di. Sono operatori più pesanti con Doc e Rook cercano di. E invece la prima kill parte. Hanno cercato comunque di rinforzare le difese passando per trappole e operatori pesanti. Che Rock con riduzione di danni e una cura possono aiutare molto. Sbagliato predizione. Attenzione, pixel pick incredibile. Ma se in quel momento lui si fosse girato a destra, probabilmente staremmo ancora guardando quel round. Sì, rispetto. Sì. Rispetto ai turni passati, sicuramente vediamo una scossa da parte di loro due. Ripeto, peccato questo ritardo nel rientrare nel site al momento del plant. Anche nei migliori di tutto sperare sicuramente in un clima di goliardia questo.
Anche se comunque quell'ADS piazzato su parete dalla quale normalmente si breccia mi fa pensare che si siano, diciamo, demoralizzati completamente e abbiano preso. Non ci stiano. Io sembra che non ci stiano neanche più provando. Si apprezza l'impegno dei primi round sicuramente. Ripetiamo sempre, non essendo persone che giocano abitualmente Rainbow Six Siege. Rialzata Ying. Token che si porta Zombie a casa. Preferito, sbagliatissimo. Grande. Peccato, veramente peccato, perché con un po', se ci avessero creduto un po' di più, si sarebbero portati questo round a casa. Sì, ci vogliono tanti, 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 tanti giorni sicuramente per iniziare a capire i primi movimenti e poi bisogna starci molto dietro, diciamo, soprattutto per la quantità di angoli che possono essere utilizzati. Rainbow Six è un gioco che si continua ad imparare sempre, no? Non c'è un momento in cui si ferma l'apprendimento. Chissà che non riesca a fare qualche azione decisiva in attacco con un operatore con il quale. No. Scelta particolare. Anche perché non hanno usato la sesta pick. Si vede la conoscenza del gioco da parte di Peppe Raffa.
Sicuramente, sì. Signor Sinigallo, lei dopo ha una partita da fare. Vedremo, vedremo se ci regalerà emozioni o no. E qua vediamo un trade. Una partita, direi. Non va. Ragnarok. Da lontano. Nella quale comunque ci hanno fatto emozionare sicuramente nelle partite precedenti.